la tua versione sulla partita di NA a Parma. Allora, io ero a Bologna un weekend in macchina, mi arriva una telefonata, vedo che era NA. Sicché NA, scusa, cosa vuol dire che non lo so? Noto avaro. Che rispondo, mi saluta Gentile e mi dice: sai che c'è la partita Parma-Juve? Dico: ah sì, è vero, settimana prossima. Sai che con la storia dei, adesso non so, dei biglietti, della testa del tifoso, insomma, non riusciamo a prendere i biglietti, non è che potresti interessartene tu, chiaramente a pagamento. E sì che dico: non c'è problema, va bene, faccio una telefonata, trovo i biglietti, lo richiamo, dico: guarda che i biglietti probabilmente non vogliono nulla. No, no, ma ci mancherete, no, portami tre basetta che sì, li regala a questi che ci hanno dato i biglietti. Allora mi chiama un po' di volte, ci mettiamo d'accordo, arriva la domenica, io ero qui all'enoteca, mi arriva una chiamata da Parma: che mi hai mandato qua a fare la figura del pellaio con i miei amici? Ma cosa mi prendi in giro? Ma i biglietti non ci sono. Ho detto: sarai andato all'accredito sbagliato, c'era scritto nella mail, ma se della mail non l'ho mandato, non l'ha letta, non lo so. E continua a dire: vai all'altro accredito. No, ma poi vado lì e magari sono anche da pagare. Ho detto: no, mi hanno detto che sono in omaggio, allora chiamo un referente del Parma. Insomma, alla fine avevo sbagliato l'accredito, trovo i biglietti chiaramente gratis. Il problema è che poi dopo si lamenta perché dice che non erano posti belli. È mica colpa mia se li ha messi divisi. No, nel video precedente lui diceva che era nella cuccia del cane. No, io dal Tardini non ci vado mai, non è mica da San Siro. Va bene, grazie Andrea, grazie. Questa è la versione originale.